ci stiamo preparando al terzo appuntamento del campionato. Andremo in Cina, è una pista particolarmente insidiosa dal punto di vista tecnico, costituita da un lungo rettilineo, uno dei più lunghi del campionato, e curve lente e curve ad alta velocità. Quindi dobbiamo preparare la gara al migliore dei modi per cercare di trovare il giusto compromesso sul setup vettura tra il lento e le curve veloci. Una delle particolarità di questo tracciato è la curva 1, la prima curva, caratterizzata da un trasferimento di carico particolare, quasi la più difficile della stagione, in quanto il pilota si trova ad affrontarla con una frenata in combinato e quindi particolarmente difficile da gestire anche dal punto di vista assetto. Un'altra delle caratteristiche del circuito di Shanghai è la variabilità delle condizioni meteo, quindi negli ultimi anni abbiamo affrontato parecchie volte la pioggia e anche il freddo, quindi il freddo può caratterizzare il sottosterzo che troveremo, soprattutto in difficoltà con la sala anteriore per il pilota, quindi una delle difficoltà sarà quella di affrontare questa particolarità del setup vettura, andando incontro alla carenza della sala anteriore. Abbiamo anche frenate importanti, anche se l'impianto frenante non è molto sollecitato, ma i freni sono un argomento difficile a Shanghai, quindi dovremo cercare di trovare il giusto compromesso anche a questo riguardo. Quest'anno ci troveremo anche una mescola nuova, che è la Super Soft, che abbiamo già usato nelle prime due gare, però per Shanghai l'anno scorso avevamo le medium e le soft, quest'anno avremo anche le Super Soft. Quindi una delle particolarità da gestire durante il venerdì sarà capire il degrado e la prestazione relativa rispetto alle altre mescole per gestire al meglio la strategia di gara.